venne poi al tempo dei Romani Alessandria, il celebre capoluogo della gente bresciana in cui si svolgevano le mondine, le nostre prime attività commerciali. Si deve giungere poi al 1153 per trovare codificato in uno strumento notarile che i grandi mercati generali francesi si tenevano due volte l'anno, nel mese di maggio e in quello di settembre.
In nome di questa Università di Lanciano ti affidiamo questa città da custodire e tutelare durante il periodo delle fiere. In questo periodo dovrai reggere la città vecchia e nuova di Lanciano. Ora su ciò giura. In nomine populi ansanensis, et facultati cussate curionibus uius universitatis, nobis statis, nos magister iuramus, coram Deo et omnibus nobis, iuramus, nos ansanenses mundinas, rectores esse, et mercature libertatem ridicaturos, firma autoritate justis sententis optimo consilio. Facimus autem ut prenta norma emporium, more maiorum, omnium regionum gentes, benigne ad liberalite recipiat. In nome del popolo di Lanciano e con i poteri a noi concessi dai decurioni di questa università, noi, Mastro Giurato, davanti a Dio e a tutti voi, giuriamo che noi amministreremo la fiera di Lanciano e garantiremo la libertà di commercio con ferma autorità, con giuste sentenze e ottimo scernimento. Faremo in modo che l'emporio dei Frentani, secondo il costume degli antenati, accolga benignamente e generosamente le genti di ogni paese. Dopo i musici, quindi dopo i tamburi, i rullanti, le chiarine, dopo i...